Jai Jagannath, Jai benvenuto Jagannath, Pierpaolo, grazie della benvenuta. partecipazione. Grazie a te. In questo incontro avevi da proporre un argomento che mi sembra molto interessante. Sì, mi fa Vai. piacere. Dunque, la domanda è: chiunque si occupa di psicologia, filosofia, più o meno dai dilettanti, professionisti, io vedo che dice che i primi anni dell'essere umano, i primi anni di vita dell'essere umano sono molto importanti per la sua vita. Quasi sembra quasi che sia un'anteprima di destino, insomma, un imprinting che uno se lo porta per tutta la vita e ci sia poco da fare poi, insomma, più o meno. E allora ho Ok, allora, pensato di sentire il tuo punto di vista, sì. così è una cosa che tutti la dicono, insomma, più o meno da tanto tempo, sia gli insegnanti. Come vado io nell'Uni3 del mio paese, no? Faccio questi corsi qui, sia i vari personaggi che ci sono sui social, psichiatri, psicologi, ai più noti, insomma. Adesso senza far nomi posso anche farli, ma non. Cioè, non credo che sia un problema fare dei nomi, comunque quello di cui ci interessa discutere più che il nome è il concetto. Sì, certo, Quindi, naturalmente. magari lo dicono anche altre persone, non è soltanto una persona che lo dice, quindi allarghiamo un attimo diciamo così, il panorama. Proprio alla luce anche di quello che ultimamente scopro con te, con la conoscenza vedica, mi sembra un concetto un po' limitato, ecco, un po' da approfondire, non Allora, so. va bene, dai. Allora, siccome facciamo un incontro un po' più breve del solito, facciamo una mezz'oretta, io partirei subito col dire che Il mio microfono ti secondo dà fastidio? i... Cosa, Il scusa? No, mio microfono fa vibrazioni, rumori, devo spegnere il ti mio sento microfono. un po' pochino, ma non mi sembra che dia nessun effetto negativo. Ah, vabbè. Vabbè, comunque. Ecco, l'unica cosa resta con la telecamera fissa perché ci viene il mal di mare. Ok, allora, per prima cosa io direi che è utile chiarire il concetto del karma collegato con la nascita. Allora, noi quando nasciamo non cominciamo da zero. Il momento della nascita è diciamo così, l'effetto risultante di una serie di fattori precedenti, quindi delle vite precedenti. Noi abbiamo portato insieme con noi, tra una vita, diciamo così, prima di nascere in questa vita, ci siamo portati dietro un bagaglio karmico che non è necessariamente un destino. Il problema principale qui è il termine destino, perché la maggior parte delle persone quando pensa al destino pensa a un decreto ineluttabile. Una cosa a cui non si può sfuggire, dalla serie Frankenstein Junior, non so se hai visto il film, no? Non, il destino è quel che è, non ci scampo più per me, no? Famoso, film comico, ok. Quindi il destino in questo senso non esiste, perché noi costantemente modifichiamo il nostro destino giorno dopo giorno, momento dopo momento. Le due cose che noi possiamo modificare costantemente sono il karma e i guna. Cioè, il karma significa la reazione, la somma totale delle reazioni, delle nostre azioni precedenti che ci spingono
in una certa direzione, nella quale noi possiamo continuare il nostro progresso. I guna sono le modalità della natura materiale, sono spiegate molto bene nella Bhagavad Gita e negli altri testi dello yoga, autentici dello yoga. I guna sono tre, fondamentalmente: sattva, rajas, tamas. Sattva è l'influenza, la modalità della virtù, della bontà, delle cose positive. Rajas è la modalità della passione, cioè dell'avidità, del desiderio egoistico. E tamas è la modalità dell'ignoranza, cioè della tenebra, della inerzia, della follia, anche se vogliamo, perché porta in quella direzione. Queste due cose noi possiamo cambiarle in ogni momento. Ovviamente bisogna investire uno sforzo. In certi casi può essere più facile, in certi casi può essere più difficile, però è sempre una cosa che noi possiamo fare. In ogni caso, appunto, l'astrologia ci dà una, diciamo, prospettiva attraverso la carta natale. No? La prospettiva di dove eravamo arrivati al momento di questa nascita. Ok? E non è definitiva. Perché noi dal momento della nascita in poi possiamo comunque cambiarla, perché possiamo fare delle scelte. Ovviamente nei primi anni di vita è un po' più difficile fare delle scelte, perché non siamo in grado, non abbiamo sviluppato ancora il nostro kit psicofisico che ci permette di fare delle scelte. L'influenza dell'ambiente sul neonato e ancora prima della nascita inizia proprio con il concepimento, e dal concepimento fino alla nascita il feto subisce la pressione dell'ambiente e si identifica con la madre. Il feto fino alla nascita non ha un'individualità personale, non è nemmeno un essere umano. Un essere umano lo diventa quando nasce, quando è in grado di sopravvivere senza diciamo così, la circolazione dell'organismo della madre. Quindi al momento della nascita si ha un passaggio importante nella individualità della persona. Ancora per un pezzo l'essere umano che è nato comunque subisce pesantemente l'influenza dell'ambiente circostante. Nel sistema medico questo fatto, diciamo così, scientifico, viene, come dire, utilizzato, viene gestito attraverso quelli che si chiamano samskara. I samskara sono, diciamo così, per descriverli un po' superficialmente, dei rituali che si compiono fino dal concepimento fino dopo la nascita e fino circa l'età di 5 anni. Sono diversi rituali intesi a ispirare, a dare un'ispirazione, un imprinting positivo al bambino. Quindi sono essenzialmente dei rituali che devono elevare il livello di consapevolezza, il livello di percezione nella direzione della virtù. Ovviamente i samskara sono fatti per elevare l'individuo a sattva, non certamente non a rajas o a tamas. Ovviamente
Il bambino dal momento del concepimento fino a circa 2 anni di età è completamente dipendente dalla madre, perché senza la madre non potrebbe sopravvivere. Madre o chi per essa, ovviamente, può essere la nonna, può essere il padre col biberon, cioè, può essere il vicino di casa che organizza per il nutrimento, la protezione, eccetera. Cioè, non c'è una possibilità, non c'è ancora la possibilità che il bambino sopravviva da solo. Dai 2 anni in poi il bambino impara per esempio a parlare, ad esprimersi, a camminare. Quindi è in grado, almeno teoricamente, di sopravvivere da solo. Per cui, cioè, magari si infiltra nelle case per rubare da mangiare, però dopo i 2 anni di età è in grado di farlo. Prima dei 2 anni di età molto difficile. Per cui fino ai 2 anni il bambino di solito si identifica con la madre, non ha una identità separata. La madre quindi è la prima divinità per tutti gli esseri, soprattutto che nascono da mammiferi, dagli esseri umani ovviamente. Ma anche molti, diciamo, molti animali mammiferi, per esempio, vediamo ovviamente cani, gatti, maialini, cioè, sono molto attaccati alla madre. E praticamente senza la sicurezza, il nutrimento, l'affetto della madre non sopravviverebbero. Quindi questo indica il fatto che la prima identificazione della divinità per La tutti madre. gli esseri umani è la madre. Quindi la dea madre diventa l'archetipo primario della divinità. Poi, se la madre biologica o la madre adottiva è in grado di incarnare questo archetipo, bene, altrimenti poi abbiamo dei problemi psico-emotivi da smaltire poi più avanti, perché ok. Quindi il concetto è che i primi anni, fino ai 2 anni, sono determinati molto dall'ambiente e soprattutto dal rapporto con quello che in inglese si dice il primary carer, che in generale è la madre, cioè la persona principale alla quale il bambino fa riferimento, che è la persona che lo nutre, la persona che lo protegge, la persona che gli cambia il pannolino, la persona che si occupa, se lo mette a letto alla sera e lo sveglia la mattina. Quindi il primary carer, la madre. Se la madre, diciamo così, non è qualificata a dare un imprinting positivo al bambino, il bambino viene ostacolato nella sua crescita, sia mentale e a volte anche materiale. Infatti, vediamo se i bambini non sono nutriti a sufficienza, poi dopo si manifestano delle carenze anche a livello fisico, organico. Per esempio, risultano sottopeso, gracili, con sistema immunitario sfasato, eccetera, eccetera. Sviluppano delle intolleranze, delle allergie, l'asma. Cioè, i bambini che non sono curati nel modo giusto dal primary carer avranno dei problemi fisici e mentali ed emozionali. Per sempre, Ovviamente per un po' di tempo oppure anche per un po' di tempo ma oppure per molto tempo. Dipende. dipende perché bisogna vedere quanto disgraziata la madre o quanto
disgraziato il primary care. O se ci sono anche altri fattori attenuanti, per esempio, se la madre biologica è un fallimento, però nella famiglia, nel nucleo abitativo, perché la famiglia, vabbè, sono, cioè, non facciamo i cattolici che, oh, la sacra famiglia. No, si tratta del nucleo abitativo, capito? Se nel nucleo abitativo ci sono delle altre persone che hanno un'influenza più positiva, allora il danno causato dal disastro materno viene attenuato. Se invece è peggio, peggiora. Se è E più neutro, c'è solo, cioè, ci sono diverse situazioni. Ovviamente anche i fattori ambientali, per esempio. Magari la madre è una bravissima persona, le altre persone che vivono nel nucleo abitativo sono positive, non sono un disastro, però la famiglia è molto povera, per esempio, no? Oppure vivono, diciamo così, chiamiamola comunque famiglia, vivono in una situazione di degrado, in una zona di guerra, in una zona inquinata, in una zona dove non ci sono servizi. Cioè, fermo restando che le persone del nucleo abitativo sono positive, però ci possono essere anche dei problemi ambientali che non dipendono dalle persone del nucleo abitativo. Questo significa che i primi anni, almeno fino ai 2 anni di età, sono molto importanti. Perché il bambino assorbe senza avere la possibilità di scelta. Quindi non esiste una, come dire, capacità critica. E per cui il bambino non mette in dubbio niente. Tutto quello che gli viene presentato lo accetta ciecamente perché non ha un concetto che io sono una persona. Tutto quello che gli viene detto lui ci crede, perché non ha neanche l'autocoscienza intellettuale di dire ci posso credere o non ci posso credere. Dopo i 2 anni, quando il bambino diventa, diciamo, abbastanza autosufficiente da mangiare da solo, da camminare da solo, da poter parlare da solo, da poter occuparsi di se stesso più o meno brillantemente da solo, comincia a svilupparsi il senso dell'identità personale. Però da qui fino ai 5 anni di età è comunque molto labile, perché non c'è una capacità fisico-psichica, proprio organica, materiale, fisica, di fare scelte diverse. Un bambino prima dei 5 anni non può decidere di scappare di casa, seriamente. Cioè, magari gli viene in mente l'idea di scappare di casa. Io, a me mi è venuta in mente quando avevo meno di 2 anni l'idea di scappare di casa, però ovviamente si tratta solo di un'idea, perché no, non è in grado di scappare di casa. Dai 5 anni in poi il bambino comincia a essere, come dire, introdotto nel mondo più grande. Ed è più o meno l'età in cui il bambino va a scuola. L'asilo, la scuola elementare, nel sistema medico la gurukula. Per cui il bambino comincia a vedere che oltre il nucleo abitativo, le persone che lui considera la sua famiglia, ci sono altre persone che hanno diversi modi di pensare, di parlare, di agire, di relazionare. Per cui il panorama del bambino si apre ulteriormente e l'individualizzazione dell'identificazione diventa più forte. Questo processo va avanti dai 5 anni circa fino al momento che
cruciale della pubertà o adolescenza. Quindi noi possiamo giustamente dire che i primi anni di vita di ogni essere umano fino all'adolescenza sono molto formativi, però non costituiscono una determinante del destino successivo. È come il momento della nascita, quello lì è il momento in cui siamo nati, dove eravamo lì. Al momento dell'adolescenza, della pubertà, è un'altra svolta enorme, perché abbiamo fatto un sacco di viaggio, di tragitto, dalla nascita all'adolescenza. Quando una persona diventa adulta, nel senso ormonale del termine, no? È chiaro che si deve, come dire, costruire una propria individualità. Ed è per questo motivo che gli adolescenti sono così difficili da trattare, perché non sanno ancora chi sono. La maggior parte degli adolescenti cerca di costruirsi la propria identità reagendo, rifiutando l'identità della famiglia da cui provengono. È una cosa del tutto normale, perché si vogliono differenziare. Per identificarsi come individuo, per individualizzarsi, devono distinguersi dall'identificazione precedente. Ora, se non sono stati preparati adeguatamente a questo passaggio, ci possono essere dei problemi, perché noi sappiamo che agire in modo reattivo non è sempre la cosa più intelligente, perché è più facile venire manipolati, per esempio. E se una persona ti vuole manipolare, sa quali sono i tuoi punti deboli e quindi ci riesce più facilmente. Per questo che specialmente gli adolescenti, diciamo così, dai 12 ai 16-17 anni, sono più facilmente, come dire, vulnerabili da parte di manipolatori. Quindi vediamo le famose grooming gang, no? Grooming gang sono appunto il problema che ci sono degli uomini senza scrupoli che avvicinano le ragazzine manipolando i punti deboli dell'adolescente e le inseriscono in un giro che sappiamo bene. Ma anche i ragazzini che cominciano a prendere sostanze consumare sostanze stupefacenti. Perché? Perché sono facilmente manipolabili. No? Se un adulto arriva al pusher e cerca di convincere un adulto, l'adulto dice: vabbè, no, non mi interessa, grazie, arrivederci. Se avvicina un adolescente con gli argomenti giusti, è molto più facile manipolare un adolescente, perché l'adolescente non ha ancora fissato chiaramente qual è la propria identità. Quindi assorbe più facilmente. Ed è una posizione estremamente pericolosa, perché lì sì, appunto, sì, diciamo così, l'individuo si trova nella delicata posizione di determinare gran parte della sua vita successiva, diciamo così, della seconda parte ulteriore di quella vita, possiamo dire il suo destino. Però sempre considerando che non si tratta di un destino fissato, ineluttabile, che deve andare per forza a finire così. No. Uno può anche, diciamo, cambiarlo il suo destino, anche se ha fatto, diciamo così, delle scelte sbagliate durante l'adolescenza, può sempre imparare qualcosa e cambiare strada, eh? Cioè, non è che il destino è quel che è, no, no, cioè, il destino niente.
Il destino non esiste, proprio per dirla papale papale. Il destino è Ok. semplicemente una tendenza, è una strada. Noi possiamo percorrere quella strada in modo più o meno consapevole, oppure possiamo decidere che quella non è la strada che vogliamo fare, quindi abbandonare quella particolare strada e scegliere una strada migliore. È possibilissimo, anzi, spesso è consigliabile, perché si fanno degli esperimenti, si fanno delle prove, se funziona bene, se non funziona si cambia. Il problema, appunto, questa, diciamo così, Lokhi Kashrada, questa idea popolare, questa credenza popolare che il destino è una cosa che ti devi portare dietro, te la becchi, il tuo karma, e te lo devi subire, non puoi cambiare niente, ma non è vero. Non è vero, si può cambiare moltissimo. Ovviamente, come si diceva fin dall'inizio, ci vuole una certa quantità di sforzo. Probabilmente, cioè graduale, ci vorrà anche un po' di tempo, ci vorrà pazienza. Pazienza, entusiasmo, determinazione. Bisogna lavorare sulla questione. Questo risponde alla tua domanda? Sì, sì, pensavo anch'io più o meno queste cose, cioè questo punto, questo mettere in evidenza i primi anni di vita come fossero molto importanti, te mi hai detto che lo sono, però è un po' Ma nella non, natura, in, non sono importanti in modo assoluto. non, Esatto. cioè. Ecco questo, avevo questo Perfetto. problema che Perfetto. ho Allora, sentito tante abbiamo volte, fatto. di chissà Dimmi. cosa ne pensa Parama, così. Però Ah, sì, mi sono chiesto cosa ok. ne potessi pensare te alla luce di quello che divulghi, così. Certo. Ah, va bene, allora io diciamo così, se l'argomento è stato esaurito, se la risposta, la spiegazione è stata esauriente, io direi che la nostra mezz'ora l'abbiamo fatta e come. Per cui non so se non ci sono altre osservazioni in merito, Pronto? sì, dimmi. Se No, no, non sentivo. non ci sono altre osservazioni in merito, possiamo considerare l'argomento Argomento chiarito. chiuso. Esaurito. Sì, certo, ti ringrazio Figurati, molto della grazie a te. cortesia. Io ti seguo sempre, ho visto anche di recente qualche altro video. Sì, Ho ma visto il video. infatti io sono, diciamo così, molto contenta quando ho degli interlocutori intelligenti e sinceri, onesti, no? Per cui questo aiuta moltissimo me dal punto di vista per, diciamo, di sviluppare l'argomento in modo utile, in modo, diciamo così, più valido, perché sennò i monologhi sono una barba tremenda. E poi anche aiuta la gente perché vengono sollevati degli argomenti, degli controargomenti, delle domande, dei chiarimenti che poi sono utili a tutti. Grazie, quindi grazie mille, Grazie vediamo di anche a te. farne di più di incontri e anche se ci sono più persone che sono, diciamo così, disponibili, anche incontri individuali, va benissimo. Va bene, dai, grazie Va mille, bene. allora. Fermiamo la registrazione e alla prossima. Grazie, Alla prossima, buona serata. Gianni. Vi saluto, ciao, ciao.